Roma, capitale delle affissioni abusive. Così 108 persone sono state denunciate per danneggiamento aggravato e rischiano l'arresto fino a 3 anni. Una delle zone più tappezzate da affissioni abusive è questa dove mi trovo. Lì di fronte a noi c'è via Appia Nuova, questa è una sua traversa. E come possiamo notare, su questi cassonetti della spazzatura ci sono numerosissimi adesivi pieni di numeri di telefono di varie ditte. Traslochi, foto, maglie e biglietti delle squadre di calcio, ancora trasporti e traslochi, lezioni private di inglese, traslochi e sgomberi, pronto intervento fognature giorno e notte e sgombri. Ad oggi sono state rimosse 10.000 affissioni abusive. La situazione non cambia, sempre qui su Via Appia, poco più avanti, dove ad un palo della luce si trovano diverse affissioni. Anche qui continuano i traslochi, le lezioni di inglese, i bed and breakfast. Non mancano i muri accanto ai negozi. Anche qui lezioni di inglese, serrande, sempre serrande, riparazioni, motorizzazioni, serrande e lucchetti. Non mancano anche i cartelli affittasi, anche questo nel mirino dei paladini del decoro urbano. Alcuni di questi cartelli sono visibilmente vecchi, ma l'assessore Visconti è stato categorico, devono essere tutti rimossi. Le multe sono di 412 euro per i committenti e di 50 euro per gli imbrattatori colti in flagrante di reato.